Tartar, oggi vi propongo un'idea diversa, carina, da realizzare per presentare una tartare, magari anche per un aperitivo, una festa tra amici, insomma. Prima cosa che ovviamente vado a fare è condire la tartare. Quindi prendo una boule, la condisco con buccia di lime, peperoncino, sale, del kefir e la lascio marinare un quarto d'ora, 20 minuti. Nel frattempo preparo una crema di avocado, quindi prendo un bicchiere di un frullatore, prendo l'avocado, mi raccomando maturo, riprendo il lime, a me piace abbastanza acido, quindi lo metto tutto intero, tutto il succo, wasabi, qui a piacimento, a me piace abbastanza forte, aggiungo un pizzico di sale, ok, questa la teniamo da parte. Ora passiamo all'involucro, quello che conterrà la nostra tartare di salmone. Olio di semi, di arachide, temperatura 170-180 gradi. Vado a prendere le tortillas e le vado a friggere. Dopodiché le scolo velocemente e le vado a piegare su un mattarello. Prendo mattarello, ovviamente della carta per non scottarvi, e lo vado a piegare su se stesso. A questo punto facciamo raffreddare i nostri tacos e poi procedo con l'impiattamento. Iniziamo a farcire, vado a mettere sulla base la crema di avocado, prendo il salmone, per i più forti ancora un po' di peperoncino, della cipolla fritta e una nota vegetale. Prendo il piatto ed eccolo qua. Un'idea per un aperitivo, per una festa, anche soltanto per coccolarsi. Alla prossima, buon appetito!